torniamo a Vivi Città, l'appuntamento importante in cui Radio 1 è comunque sempre protagonista, la partenza come sempre quest'anno dalle nostre onde. Con piacere abbiamo il responsabile nazionale proprio dell'organizzazione Vivi Città WISP con Massimo Tossini. Buona domenica Massimo Tossini. Buona domenica e buon pomeriggio a tutti. Dunque, allora, la possiamo definire un po' la mamma di tutte le stracittadine podistiche, Vivi Città. Intanto partirei proprio da un bilancio, da un punto tecnico di questa domenica, Massimo Tossini. Beh, dunque, anche la 35esima edizione è passata. Hanno vinto Bari e Sarajevo. Per quanto riguarda gli uomini ha vinto Giovanni Auciello che ha corso a Bari e per quanto riguarda le donne ha vinto un atleta serba che ha corso a Sarajevo che si chiama Anna Subotic. I partecipanti sono stati circa 60.000 in totale e sono partiti appunto al via dato da Radio Rai 1 questa mattina alle 9.30. E allora Massimo Tossini, però entriamo un po' anche nel merito, nel valore, perché questi sono quelli che hanno vinto, ma in realtà hanno vinto un po' tutti. Lo spirito epico e modernissimo di questa corsa, lei l'ha ricordato i 35 anni, però i valori sono intatti, sempre nell'obiettivo, nel mirino, i diritti, l'ambiente e la solidarietà. Certamente, queste tre parole hanno accompagnato Vivi Città in tutta quanta la sua storia. Vivi Città ha toccato tante tappe nel mondo, Sarajevo, Baghdad, Beirut e via dicendo. E anche quest'anno sono stati raccolti dei fondi per finanziare l'acquisto di un autobus per un progetto in Libano della ONG Terre des Hommes con la quale collaboriamo appunto in alcuni progetti in Libano per appunto far passare delle giornate di gioco e di sport anche ai bambini siriani che scappano dalla guerra, che è una cosa quantomeno più attuale in questo momento. Allora, la sentiamo un po' disturbata, non so se magari si può spostare di pochissimo Massimo Tossini. Sensibilizzare le istituzioni, l'opinione pubblica, in qualche modo dopo 35 anni, che è veramente un periodo molto importante, sentite di aver raccolto risultati altrettanto importanti? Ma sicuramente sì, perché insomma già il fatto appunto di aver messo in moto oggi 60.000 persone, facendo i conti, tornando indietro nel tempo, abbiamo fatto dei conti un po' a spanna, così siamo quasi a 2 milioni di persone che hanno partecipato a Vivi Città nelle sue 35 edizioni. Questo credo insomma dal punto di vista delle istituzioni che ha già un messaggio molto molto forte. Poi se ci mettiamo accanto anche appunto gli altri valori, quello principalmente quello della solidarietà, perché adesso ho fatto un esempio riguardo l'ultimo anno, ma anche negli anni precedenti sono stati sempre raccolti fondi da destinare a progetti di cooperazione internazionale. Penso insomma che la nostra parte la stiamo facendo. E allora, anche importante, si terrà in realtà tra un mese circa, il 17 aprile, questo gemellaggio, come definirlo, con Vivi Miguel, no? La staffetta in pista che sarà riservata proprio ai ragazzi delle superiori di diverse città italiane. Sì, sarà no, fra un mese, fra due giorni. Fra due giorni. Praticamente detto, sì, dopo. Ho detto veramente una fesseria, sì. Martedì prossimo ci sarà appunto Vivi Miguel, che è un po' un connubio tra la corsa di Miguel e Vivi Città. Anche qui in contemporanea partiranno dei ragazzi delle scuole superiori che praticamente correranno una maratona, non ognuno una maratona, ma in 42 una maratona, ognuno correrà 1000 metri. E anche qui alla fine ci sarà un'unica classifica che raccoglierà appunto tutti gli istituti scolastici che hanno partecipato alla manifestazione. Grazie ancora. Allora Massimo Tossini, il responsabile nazionale dell'organizzazione di Vivi Città WISP. Grazie a voi e buon pomeriggio.